Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Ada, Zilla, Naama. Lo splendore della femminilità nella discendenza maledetta di Caino. Abbiamo visto come Ada e Zilla, le mogli di Lamech, il cainita, il primo poligamo della storia, subiscano nella loro vita, che appare infelice, le conseguenze del peccato dei progenitori. Nonostante questa condizione di sofferenza, i loro nomi sembrano evocare la dimensione positiva della femminilità salvifica che è descritta in Genesi 2, a proposito della Isha, aiuto corrispondente all'Ish. Il nome proprio Ada, che ricorre anche per una delle mogli di Esaù, fratello di Giacobbe, altra figura non limpida delle storie di Genesi, si mette in relazione con il verbo Adà, ornare, usato tra l'altro nella Bibbia nel passo di Ezechiele 16, per descrivere l'azione benevola di Dio verso la nazione che si è scelto, Israele, da lui risollevata dal fango e abbellita di ornamenti perché fosse la sua sposa. Il nome Zilla si riconduce invece a un sostantivo che significa ombra, protezione, e che in diversi passi dell'Antico Testamento è usato per definire Dio, che copre il fedele con la sua ombra e lo protegge dal male. Si tratta dunque di nomi che evocano il ruolo positivo della donna nella famiglia e che descrivono la sposa buona, colei che fa splendere l'immagine di Dio e abbellisce e custodisce quanti sono affidati alle sue cure, la donna lodata nell'ultimo capitolo del libro dei Proverbi. Lamech dunque sembra possedere un tesoro e non lo sa. Egli non sembra apprezzare le sue mogli e non mostra gratitudine verso di esse, anzi le costringe ad ascoltarlo in silenzio mentre vaneggia ed esalta con orgoglio la spietatezza. Nel contempo ne riceve una discendenza, segno anche questa, come si è visto, del dominio dell'uomo sulla donna. La finalità dell'esistenza delle due mogli sembra così essere esclusivamente quella della riproduzione, tenuto anche conto del fatto che proprio a questo scopo serve la poligamia, ossia la moltiplicazione delle mogli nelle culture antiche. Da Ada dunque nascono due figli, Jabal e Yubal, capostipiti rispettivamente degli allevatori e dei suonatori, come evocano direttamente attraverso l'etimologia i loro nomi. Zilla partorisce invece a Lamech un terzo figlio, Tubal-Cain, capostipite di coloro che lavorano i metalli. I tre uomini descrivono attraverso i loro nomi delle attività e dei mestieri utili e redditizi. Dunque la posterità di Lamech esprime delle professioni specifiche. Da Zilla nasce poi per ultima una figlia, Naama, definita dalla Bibbia esclusivamente come la sorella di Tubal-Cain. Di lei non si dice altro, e in particolare non si dice che sarà sposa o che sarà madre. Il suo nome, che ella condivide con la donna ammonita moglie di Roboamo, figlio di Salomone e suo successore al trono, descrive propriamente la femminilità. Significa dolce, affascinante, piacevole, amabile. L'aggettivo Naam, con radicale del nome proprio Naama, compare, a proposito della donna, per descriverne la bellezza, proprio nel Cantico dei Cantici, il libro biblico che esalta l'amore umano. I tre nomi di donna che compaiono nella genealogia di Caino in Genesi 4 descrivono tutti aspetti positivi della femminilità. Ada l'ornamento, Zilla la custodia, Naama l'avvenenza. Se anche la discendenza di Caino non è benedetta e dunque non avrà continuità nella storia della salvezza, in essa la donna continua a essere un barlume di redenzione.